abbiamo la nostra Antonellina Pangallo. Buongiorno. Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Studio 95, dalla città dei fiori, da Sanremo. Ma 10 anni dopo, un decennio, forse poco più di... 12 anni dopo. Com'è? com'è? Un'emozione che non cambia con il passare degli anni, ovviamente... ritrovi alcune cose uguali, la cittadina insomma di base, però con un'illuminazione che lascia veramente a bocca aperta. Invece i nostri Dario e Fabio, è la prima volta a Sanremo, come l'hanno trovata? Devo dire benissimo, Dario già è proprio nel ruolo di parte tecnica, sai, già in borsa dietro la sua telecamera, che è il suo gioiellino, che appena vede un qualcosa la tira fuori per iniziare le riprese. Vedi ieri, insomma, all'aeroporto ci siamo ritrovati la fortuna di viaggiare con un po' di artisti. Ma infatti io ti volevo dire questo. Allora, neanche sei salito sull'aereo e già ti sei trovata a Fiorella Mannoia, a Sergione Silvestre, a Lele, che sono tre artisti tra i favoriti. Quindi voglio dire, scusami il termine, proprio colpo di culo, ecco. Sì, no, ti sei ritrovati praticamente all'aeroporto, sì, la tratta poi Roma-Genova, con la prima persona che ci siamo incontrati, con Lele, abbiamo scambiato qualche battuta. E poi arrivava Sergione, che è immenso, vi dico ragazzi, e poi è così, come cioè con quel vocione tenero. E poi un'altra foto che non ho fatto perché è arrivata poi, eravamo già in aereo, Giulia Luzzi, che praticamente sarà nella categoria Big, con Raij, questo duetto un po' particolare, e che la conosciamo un po' tutti come la protagonista di Giulietta nel musical di Romeo e Giulietta. Di Ame cambia il mondo, esattamente, esattamente, vedi. E l'aria di Sanremo ad un, neanche un giorno, a poche ore dall'inizio, perché sono 24-36 ore circa. Sì, siamo arrivati che era un po' Sanremo con un po' di pioggerellina, quindi sarà sicuramente una cosa positiva, bagnata, fortunata. Un po' di gente già davanti al Teatro Ari, sono sei curiosoni, le persone che vengono a vedere, e tutti i vari, abbiamo anche fatto qualche domanda a vari, diciamo, sono in giro ieri sera, ai vari ristoratori, già si sente l'aria di Sanremo, è tutta... sono pronti per accogliere la kermesse, la più importante in Italia, e tutto quello che è lo staff del festival, e non solo, perché ci saranno poi curiosoni e poi tanti altri artisti fuori programma che sicuramente troveremo nelle vie di Sanremo. Quindi devo dire, un'atmosfera bella, una cittadina che sa organizzare con le varie luci, ecco, che abbiamo già inviato qualche foto, insomma, i nostri ascoltatori possono seguire sulla pagina di Facebook il nostro album Sanremo Live, che verrà oggi aggiornato, non dico quotidianamente, ma di ora in ora cercheremo di raccontare sia la parte, diciamo, un po' più professionale, quella con insomma gli artisti, ma anche quella divertente tra di noi con questo trio. E ricordo anche l'opinionista Fabio Musumeci dal Venezuela, che ci darà anche lui un po' il suo pensiero. Io sono curioso di sentire poi Fabio, magari ci sentiamo più tardi anche, e sapere cosa ne pensa, che lui l'ha visto sempre dal Venezuela, dalla TV, dall'estero, e poi arrivare ed essere a Sanremo con la splendida accoglienza dei cittadini sanremesi, che sono qualcosa di meraviglioso, veramente. Io ci sono stato un po' di anni fa e mi sono trovato veramente da Dio, brava, brava gente. Voglio sapere che cosa si prova. E poi tu ce l'hai detto, ovviamente. Sì, ovviamente noi ti dico, faremo in modo, questo è il primo momento, di poter anche fare delle interviste con la gente del festival, con le persone che lo vivono qui quotidianamente, nel senso che se tutto l'anno preparano, perché la cittadina che si prepara tutto l'anno, e poi chi, i visitatori, chi viene da fuori e viene proprio per la settimana del festival. E allora noi ci sentiamo tra poco meno di un'ora, e Anto in gamba, sondate il terreno. Sì, assolutamente, voi seguite la pagina di Facebook, la nostra radio, e ovviamente le trasmissioni su Melito TV, dove cercheremo di darvi, come dire, di farvi assaggiare il festival un po' diverso da quello che si vede la sera, no, dalle ore 21 in poi, un po' più, cercheremo di entrare
nello specifico attraverso insomma questi collegamenti. Va bene, io vi mando un mega abbraccio. Perfetto. Ci sentiamo fra un'oretta circa. Un bacio da parte nostra ad Antonella Pangallo e poi Fabio Musumeci.